Bene, ha finito i suoi interventi qui alla Brigida, ma adesso non è finita qui la giornata per Antonio Ferrara, scrittore, per narratore per ragazzi, ma anche illustratore e quant'altro. Devo dire anche showman molto divertente. Che bello, grazie, perché ci tengo a lavorare sullo stile di conduzione. Si capisce, no? Se lavori con gli adulti, presenti un libro agli adulti, ok. Se presenti un libro ai ragazzi, deve essere un po' pensato, accattivante. Io dico che la letteratura per ragazzi, almeno l'incontro con l'autore è una branca della drammaturgia. Un po' devi farlo. Poi un ragazzo una volta mi ha detto: scusa se ti interrompo, ma tu sei il comico che viene prima dello scrittore o sei già lo scrittore? Mi ha fatto scompisciare, però avete capito che ci lavoro, credo, anche perché io approdo alla letteratura per ragazzi dopo 7 anni di lavoro da educatore in una comunità alloggio per minori con problemi molto drammatici, familiari, non loro personali. Volevo solo dirle che volevo tranquillizzarle, comunque questo è un video che non è spenta, come diceva prima. Prendiamo tutto per un vero video. Giusto per trarre le premesse. Perché con i ragazzi, certo. Anche perché qualche trovata continuamente devi immaginare, perché il livello di attenzione dei ragazzi è basso, ma se ci lavori è elevatissimo. Però io lavoro soprattutto all'inizio, sull'abbassare le loro difese, quindi i loro pregiudizi, circa la presunta noia che loro nutrono nei confronti dei libri, che considerano tutti i libri di testo. Invece questi sono libri non del dovere, quelli certo li devi studiare per forza a scuola. Poi ci sono i libri del piacere, i libri di narrativa. Però prima di raggiungerli devi creare un'atmosfera accattivante e ogni tanto qualche battuta di alleggerimento. Tra una battuta e l'altra io provo a calare gli assi, a parlare di letteratura, a parlare soprattutto dell'educazione sentimentale, che si può praticare e si deve attraverso i libri di narrativa con i ragazzi e con le ragazze delle medie, che io considero l'ultima palestra per fare prevenzione del disagio, del bullismo, del maltrattamento di genere. Io sono convinto che se un domani ci saranno meno femminicidi, sarà perché noi maschi soprattutto, in questa fascia d'età, avremo lavorato sull'educazione sentimentale. Le femmine sono sempre più avanti su questo. Per esempio sanno che l'educazione sentimentale comprende anche quella sessuale. Noi maschi a volte per tutta la vita, mi ha detto una prof, io ho detto a questa età le consideriamo scisse le due cose. La prof ha detto a volte per tutta la vita e in fondo ha ragione. Quindi se il femminicidio e il maltrattamento di genere sono una questione culturale relativa alla nostra cultura maschile, io da maschio, da uomo adulto ci voglio lavorare insieme a mia moglie Marianna Carmelli. Noi teniamo anche laboratori di scrittura come educazione sentimentale. Uno lo abbiamo tenuto ieri sera, proprio in questa stessa sede, con i docenti, che si emozionano molto più dei ragazzi, perché noi adulti non siamo più pronti a metterci in gioco, a farci interrogare. I ragazzi sono più duttili e quindi bisogna lavorarci adesso. Poi da adulti c'è solo la polizia a fermare certe pratiche, purtroppo riesce a farlo solo dopo. I femminicidi. Noi facciamo un pochino lavoro di prevenzione, non solo di lettura e scrittura. Ma io devo dire che ho trovato nell'ascoltarla davvero molto intelligente e lungimirante parlare, perché è difficile parlare ai ragazzi di oggi che conoscono già tutto il mondo, quindi parlare in questo modo e rendere gli argomenti che sono seri, renderli anche molto più leggeri e molto più comprensivi in questo senso. Esatto, l'obiettivo è questo. Sarà che io ho un trascorso da educatore, certo, insisto, ovviamente. Io approdo alla letteratura per un percorso, certo, atipico, ho fatto studi artistici, liceo artistico, però quel lavorare in comunità alloggio non solo mi ha convinto a fare l'illustratore, che era già il mio sogno, nei libri scritti da altri, ma mi ha convinto a parlare di scrittura come per dare voce a chi non ha voce. Io dico che scrivo per i ragazzi per risarcirmi di ciò che noi adulti, almeno alcuni, persino in buona fede, procuriamo loro, i danni che procuriamo loro. Allora, nei miei libri i protagonisti sono loro, non sono gli adulti. Nei libri per ragazzi i protagonisti sono gli adulti. Una volta Dino Buzzati, grande scrittore milanese per adulti, scrisse uno splendido libro per ragazzi, l'unico della sua vita, che si intitola La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Un giornalista, come quello che mi sta intervistando, gli chiese: ma senta, ma scusi, lei maestro Buzzati,
scritto sempre libri di serie, stavolta ho scritto un libro su ragazzi, volendo dire di serie B. Dino Buzzati rispose, guarda, per scrivere per ragazzi, come scrivere per adulti, solo molto più difficile. E lei lo sta dicendo, perché chi scrive non è un ragazzo. Io i miei 15 anni li porto benissimo, lo so, benissimo. E però si vedono poi dopo un po'. Quindi bisogna rimettersi in collegamento con quella parte infantile, adolescenziale, che pure abbiamo attraversato, persino noi. I ragazzi non lo sospettano, che anche gli scrittori per ragazzi, i loro docenti, i loro genitori furono bambini, preadolescenti, adolescenti e finalmente adulti. Ma ce lo dimentichiamo anche noi a volte. L'adolescenza è quella foresta che i ragazzi devono attraversare. E spesso questa cosa spaventa i genitori negli adolescenti. C'hanno paura di perderli quei ragazzi, che devono però un po' scappare di mano, solo come crescono, se non cominciano a distinguersi, a pensare con la loro testa. Niente paura, adulti. Noi l'abbiamo attraversata l'adolescenza e siamo sopravvissuti. Quindi siamo in grado di entrare ancora in quella foresta, prendere per mano i nostri ragazzi, allievi, figli, accompagnarli all'uscita. Bene, chiudo con la stessa domanda che ho fatto alla sua signora. Diciamo che le favole di una volta, comunque anche loro, erano argomenti seri, trattavano argomenti di quel tempo. Adesso la cosa è tutta diventata tecnologica e i problemi sono diventati anche più importanti. Ma riusciremo alla fine, come nelle favole, a vivere tutti felici e contenti? Ci sarà questo finale qualche volta? Allora, intanto in tutti i tipi di narrazioni, siano esse cinema, teatro, canzoni e naturalmente letteratura, contengono, lo sanno benissimo gli esperti di marketing, i pubblicitari che preparano gli spot che vediamo la sera e che interrompono i nostri film. In tutte le narrazioni ci sono ricordi, esperienze e speranze. La speranza c'è sempre, ma non sempre si annida nell'ultima frase, nell'ultimo capitolo. Persino se il protagonista muore, il lettore non muore quasi mai. Sopravvive e si vede riorganizzare da quella storia, come quella canzone, da quel film, la sua speranza. Quindi le narrazioni aiutano a vivere storie anche estreme. Nei miei libri c'è sempre qualche morto, qualche ammazzamento, qualche cosa drammatica, perché nei libri ci si allena anche ai problemi che capiteranno all'età adulta, o già a questa età, ai lutti, alle separazioni, ai dolori. In ogni mia storia io prendo un adolescente, un protagonista, maschio e femmina, e dopo un po' gli metto sul sentiero un problema grosso come una casa, come un macigno. Poi mi siedo davanti al computer, scrivo e provo a vedere come se la caverà quel ragazzo. E questo è il riorganizzare la storia. Persino se la storia finirà male, quel ragazzo avrà vissuto una storia estrema senza rischiare la pelle, perché è un libro, è una fiction.